Hello guys! Possiamo iniziare. Ciao ragazzi! Un altro SITAP video, ovvero un video dove io vi parlo di qualcosa. Quel qualcosa oggi è un libro. È Girl Online di Zoella. Possiamo ammirare la copertina, per favore? Tra l'altro fa pandan con il muro. Direi che ho parlato anche fin troppo come al solito. Adesso vediamo perché adoro questo libro. Ah, e PS, indosso la felpa di Gryffindor, Harry Potter, tutte le Potterhead, commentate. Prima cosa, diciamo un po' della storia. Non è una biografia, come tanti stanno dicendo. Quindi non parla di Zoella, anche se ci sono delle cose che fanno pensare alla sua vita, come per esempio gli attacchi di panico, il fatto che vive a Brighton, che adora il Natale, il cibo e tante altre cose. La storia parla di questa ragazza che si chiama Penny qualcosa. Porter. È una ragazza di quasi 15 anni, molto timida, ha una migliore amica che sente però che si sta allontanando perché non è più la stessa, un ragazzo che le piace, un po' stupido, una famiglia che la adora, però appunto questo problema e sono gli attacchi di panico, solo che appunto lei non sa cosa sono. Ha un migliore amico fantastico che si chiama Elliot, che l'aiuta in tutto, ed ha questo blog online, per questo si chiama Girl Online. Non c'entra niente con YouTube, è semplicemente un blog dove lei scrive i suoi pensieri, le sue paure, tutte le cose riguardanti le ragazze della sua età. È molto imbranata, questa è una cosa che abbiamo in comune, e fa sempre delle figuracce assurde. Non vi dico niente, ma succederà una cosa molto spiacevole. I suoi genitori hanno un negozio che si occupa dell'organizzazione dei matrimoni. E un giorno i loro genitori comunicano a Penny che dovranno andare a New York. Loro vivono a Brighton, in Inghilterra. Inserire foto. Andranno così a New York per il lavoro dei genitori e qui Penny incontrerà qualcuno, un ragazzo. Si chiama Noah, è dolcissimo e passeranno un po' di tempo insieme, così 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 e così poi boom, ci sarà un colpo di scena. Elliot andrà con loro perché fa parte tipo della famiglia e siamo nel periodo natalizio. Il libro ha poco più di 300 pagine, penso sia 340 o qualcosa, quindi è molto scorrevole. Secondo me il target è 13-14 anni, io ne ho 18 però l'ho adorato perché è proprio dolcissimo. Ho letto su internet che una ragazza lo paragonava as sweet as a cupcake, dolce come un cupcake, ed è vero, i cupcake sono buonissimi. È una carinissima storia d'amore. E ogni tanto bisogna leggere cose del genere per farci ricordare che il mondo potrebbe essere così, veramente. Diciamo che questo libro è per le ragazze e anche i ragazzi che quando vedono Notting Hill o comunque un film romantico finiscono con un oppure con un bellissimo, stupendo. Ovviamente Zoella non è una scrittrice, quindi non ha molta esperienza nello scrivere, però non è che le letture devono essere tutte piene di parole incomprensibili. La sera, se volete qualcosa di leggero dopo aver studiato per 3 ore filosofia e fisica, con una bella tazza di tè e un cupcake, questo è quello che fa per voi. Il prezzo ufficiale è 13 sterline, quindi sarebbero tipo 16 euro, devo dire. Non ho idea di quando esca in Italia, se uscirà. E uscirà anche il 2! Yay. Ovviamente questo l'ho comprato quando sono andata in Inghilterra, non l'ho ordinato. Però se lo volete potete ordinarlo benissimo su Amazon, vi lascerò il link nella descrizione. Diciamo che se siete una teenager lo adorerete. E beh, se non lo siete più, ritornerete ad esserlo. Alcuni vlog che ha scritto Penny mi hanno davvero fatto riflettere, diciamo. E spero che faranno lo stesso effetto anche a voi. In fondo quello che fa Penny riflette un po' YouTube, che è uno spazio per parlare, esprimere opinioni e confrontarsi. Ok, ok, ok ragazzi, la recensione è finita, spero che vi sia piaciuta e ditemi nei commenti cosa ne pensate del libro, se l'avete già letto, se volete leggerlo, se lo comprerete. Come dice Penny, wow, come dice Penny nel libro, Girl Online, Going Offline. È forte però. Ok, bye. No. Sì? No? Ho già cambiato la narrazione 356 volte. Io. Basta, aspetto. Non dimenticate di cliccare lo schermo e andare a vedere il mio ultimo video che si intitola A Letter to My Future Self, ovvero una lettera alla futura me. Quindi beh, enjoy!